Buonasera amici senza giacca dalla pancia del tifoso, amici rossoneri, avviliti non tanto per il risultato di stasera a Roma con la Lazio, ma per questo inizio di campionato in cui ci vede raccogliere 2 punti in 3 partite. E non sono ancora arrivate le coppe. Una Champions League inizierà a metà settembre, che come abbiamo visto avrà un inizio molto tosto. Venendo a questa partita, ovviamente dopo un'altra settimana tremebonda, con malumori, Fonseca out, insomma, dopo Pioli out per anni, adesso se lo trova anche questo allenatore, che si presenta con delle novità incredibili. Diciamo che le palle non gli mancano per non mettere in panchina Leao, Teo e vabbè, anche Calabria. Esordio al primo minuto di Emerson Royale e Fofanà. Insomma, dopo 1 minuto rischiavamo di già fare il polpettone perché salva sulla linea Pavlovic, che va a segnare poi il gol. Va a segnare poi il gol e devo dire che il Milan comunque così, più operaio, coperto, con qualche sprazzo di Pulisic e Okafor, riesce a resistere e prende in mano anche la partita. Non fa niente in avanti, però tiene. Ma nel secondo tempo prendiamo i soliti 2 gol, uno di fila all'altro, in cui sembriamo sbandare completamente. E ci chiediamo da dove avvengono? Sempre sulla parte destra nostra. Emerson Royal fa rimpiangere Calabria, Nuno Tavares sembrava il miglior Theo Hernandez del mondo e anche Pavlovic in questo caso si fa scappare Diana in secondo gol, dove aveva preso il primo gol da Castellanos. Tutti gol uguali. Momento, panico, 4 cambi di Fonseca, pum pum pum, entrano tutti. Non esce Fofanà che ha fatto 20 minuti buoni, ma dopo l'ammonizione cotto, se doveva fare lui la diga, cotto. E in 1 minuto anche il nuovo Abram, che è iniziato veramente bene, devo dire, come impatto, bella triangolazione, Leao, Abram, Teo, Abram ancora e poi Leao, facciamo un gol del 2 pari. In quel momento lì esaltazione, cooling break, rimarrà nella storia il fatto che Teo e Leao stanno per i cazzi loro. Eh sì, e non si uniscono alla squadra. Quindi spogliatoio è già mezzo rotto. Nel finale salva ancora Maignan, noi dormiamo. Davanti abbiamo un paio di situazioni interessanti, tra cui Abraham che sarebbe entrato nella storia se faceva il gol dopo essere arrivato oggi in ritiro, perché all'ultimo minuto, al 94esimo, c'è l'unica vera bella parata di Provedel. Una partita che ci sta, insomma, ci stava dopo le prime due, ma prendiamo 2 gol a partita. Un problema che diciamo di Pioli. Succede che il Napoli di Riffa e di Raffa vince, va a 6 punti, l'Inter è a 7, la Juve probabilmente domani potrebbe andare a 9 e noi che dicevamo con Pioli siamo fuori dallo scudetto già a dicembre-gennaio, siamo fuori dallo scudetto il 31 agosto. Quindi saranno altre 2 settimane difficili, la prossima in casa col Venezia comunque ci sarà un'atmosfera non piacevole e la settimana dopo Liverpool e Inter. Ditemi voi. Io non voglio dire ve l'avevo detto, ma non sono per niente sorpreso, pensavo di fare qualche punto in più, potevano essere anche 0, potevano essere 4, ma la situazione è ovviamente quella di aver fatto 2 punti importanti per la zona, diciamo, coppe, perché dove vogliamo andare? E in fondo molti milanisti a fine maggio chiedevano una squadra che potesse lottare per lo scudetto, ma il pesce puzza dalla testa. L'anno scorso Pioli 9 punti per le 3 partite, adesso ne abbiamo 2. Ciao a tutti e buona pausa.